Per Cuore Giallo Blu è alla terza intervista in pochi secondi, quindi cerchiamo di non tormentare troppo coach Luca Becchi. Coach Vincente, Torino gioca bene anche nelle riprese televisive, la diretta televisiva di LNP, quindi la approfittiamo per una battuta per fargli i complimenti per quello cosa sta realizzando, si sta vedendo sul campo. Luca, veramente tutto perfetto. Sì, andrei prudente perché noi dobbiamo essere perfetti in primavera, adesso stiamo lavorando per crescere, ci sono alcuni segnali che fanno ben sperare, perché sicuramente il fatto di avere giocato una partita abbastanza solida e continua nei 40 minuti ci ha dato delle buone sensazioni. Siamo partiti cercando di non far accendere Mantova, una squadra che ha fatto 95 punti a Biella, una squadra che corre e salta con grande facilità, che può fare canestri da tre punti in transizione. Abbiamo controllato il ritmo da prima con un po' di tattica, soprattutto la buona circolazione offensiva ha in qualche modo tolto la fiducia e obbligato Mantova a ragionare a metà campo, a giocare a metà campo, che è la cosa che alla quale tende meno. Siamo stati bravi allo stesso modo nel terzo quarto, che c'è sempre un ritorno degli avversari, soprattutto in casa, a contenerli. Il quarto ci siamo un po' addormentati, qualche volta ci siamo un po' intestarditi, ma come dicevo prima, io insomma sono molto pignolo e cerco sempre di vedere gli aspetti sui quali dobbiamo migliorare, e devo dire che ci sono tante cosette. Ci sono anche degli aspetti positivi, perché poi alla fine l'atteggiamento difensivo, il fatto che comunque siamo stati attenti a rispettare il game plan, il fatto che comunque abbiamo avuto una buona circolazione di palla, sono tutti aspetti sui quali lavoriamo e che oggi ci sono visti. Comunque Moraschini, Gadefor, Rullo, Ryan Amoroso e Jefferson è un quintetto che comunque è di primissimo livello in silver, fortissimo in attacco soprattutto, forte a rimbalzo con i due lunghi. Eppure Mantova in casa sua ne fa 66, e quindi questo, come hai già accennato tu, sfatiamo un pochino il fatto che Torino difende poco. Io te lo dico già da due mesi che ci sono migliorie ogni secondo. Oggi abbiamo visto un'intensità pazzesca, l'ultimo quarto come dicevi tu, comunque diciamo che sempre Mancinelli fuori tutta la partita, dobbiamo dirlo per dovere di cronaca, Toni, Berry e Lewis fuori, comunque questo famoso ultimo quarto, quindi si continuava a lavorare, si continuava a provare, volevi delle risposte da qualcuno probabilmente. Ma noi siamo un gruppo che insomma sappiamo, siamo consapevoli che il campionato è lungo, siamo consapevoli che c'è una squadra che deve crescere insieme, ci sono tanti giocatori che possono darci un contributo importante, e quindi tutti devono avere la possibilità di esprimersi, tutti devono avere toccare il campo per capire, ripeto, cosa vuol dire poi trasformare in partita le cose che normalmente vengono fatte in allenamento, e quindi oggi direi più di altre volte è stata una vittoria di squadra, perché tutti si sono sacrificati per questo. Credo che dal mio punto di vista, che guardo ovviamente la squadra prima dei singoli, è una bella soddisfazione. E se nell'ultima partita vittoriosa avevi detto, avevi messo Mascolo in campo al secondo quarto e 0 minuti Viglianisi, oggi tanto Viglianisi che sta a sottolineare il fatto che comunque li tieni tutti un po' sulla corda. No, i ragazzi sono bravi perché sono molto seri, tutti si impegnano, si applicano con grande desiderio. Desiderio è quello che comunque ti fa passare i momenti difficili, anche quando magari non c'è tanta discordanza con il pensiero dell'allenatore. Devo dire che Kenny, che domenica scorsa non aveva giocato, aveva due vie per reagire, quella di piangersi addosso o di lavorare duramente. Ha raccolto una settimana di gran lavoro che lui ha fatto nei giorni precedenti. Che hai premiato con parecchi minuti. Coach, tanto hai un obiettivo solo, noi siamo contenti, la strada sembra buona, e quindi ci sentiremo settimana dopo settimana sperando sempre di sottolineare questi piccoli passi avanti che Torino sta facendo quotidianamente. Sì, la strada è lunga, il campionato intanto l'abbiamo ripetuto mille volte, ma credo che svolgendosi si capisce che ci sono tante squadre che hanno buoni giocatori, comunque non perché li avessi allenati, ma
Quindi un allenatore sempre di parte verso i suoi giocatori. Gadefors, Moraschini, Landi e poi comunque Rullo sono giocatori che hanno del talento, senza parlare dei lunghi che sono molto solidi. Quindi Mantova, come tante altre squadre che ha avuto un buon inizio, è una squadra che può mettere del filo da torcere se non sei attento, concentrato. Quindi noi abbiamo vinto una partita che ci dà soddisfazione e adesso pensiamo alla partita di lunedì. Dopo 40 minuti intensi, 3 interviste, direi che ti sei meritato anche la cena. Grazie mille Luca. Grazie a voi, buona serata. Ciao Luca, complimenti.